Su qui voglio dire una parola chiara. Io quando ho cominciato a discutere con il governo, non volevo mica discutere l'articolo 18, io volevo discutere di precarietà e di quella cosa lì. Se siamo stati 7 ore e mezzo su una cosa come l'articolo 18, non è mica responsabilità del PD, eh? Se la cosa è stata venduta invece che come un'innovazione, che è un'innovazione, come una conservazione, mica colpa del PD, eh? Teniamoci bene, perché nell'opinione pubblica, perfino mondiale, non si è neanche capito che una volta era reintegro e basta, e adesso è reintegro e indennizzo. Dopodiché, detto tutto questo, rimane un punto che bisogna che i nostri interlocutori capiscono che per noi è un punto irrinunciabile, delicato. Cioè, quando si dice riformisti, si dice una parola che non vuol dire solo che sei pragmatico, che sei innovativo, che ragioni, che sei flessibile. Vuol dire anche che hai dei punti di principio e che il posto di lavoro non possa essere semplicemente puramente monetizzato. È un punto di civiltà irrinunciabile. Ma non riguarda solo noi. Si può anche monetizzarlo, ma col lavoratore in piedi però. In piedi. Perché il diritto del lavoro l'hanno inventato perché c'è una condizione disuguale. Punto. O assieme alla politica, buttiamo via tutto anche questo? Buttiamo via anche il concetto di disuguaglianza delle condizioni di partenza? Beh, allora, noi non ci stiamo, cioè, devono saperlo, non devono scoprirlo.